Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie di essere intervenuti a questo incontro con l'autore. Una nota di servizio, se è possibile, mettete i cellulari in modalità silenziosa, perché registreremo tutto quello che succede per dopo metterlo in internet a disposizione di chi vorrà rivivere questa nostra pomeriggiata. Due cose velocissime prima di entrare nel vivo. Allora, la prima è che questa è la terza mostra dell'anno. Questo è un anno un po' particolare, allora è sesto di esposizione della Fototeca, ma è il 35esimo di vita del nostro club, quindi stiamo facendo un'operazione diversa, diciamo, di look un po' diversa dal solito. Abbiamo invitato fino a giugno, ma dopo vedrete anche sulla seconda parte dell'anno, degli autori un po' particolari, se vogliamo definirli così, che si impegnano al di là della fotografia o che hanno comunque tratto i loro lavori da esperienze un po' particolari, che con la fotografia magari non c'entrano nulla. Mi viene in mente la Nadia Cianelli, che ha aperto le nostre mostre, dove in realtà ha costruito un'opera fotografica dovendo consegnare una busta in Argentina, quindi voglio dire, non è che partita di centro, vedremo cosa succede, è successo di tutto di più e molto bene. E quindi voglio dire, abbiamo cercato persone un po' particolari, Lisetta Carmi, che abbiamo visto nelle settimane precedenti, questa donna che ha fatto della sua vita un grande percorso di vario genere, e oggi abbiamo Maria Luisa Lamanna, che oltre che fotografa è poetessa, quindi unisce veramente due sentimenti, io li chiamo così, perché per me la fotografia è come la poesia, è un sentimento che ognuno di noi esprime, no? E quindi siamo onorati di avere lei fra di noi, e quindi vedremo, poi cercheremo di capire qual è il percorso, quali sono le cose che ci deve dire. Niente, 35 anni, stiamo lavorando per fare una grossissima cosa a settembre, ve lo anticipo di modo che, anzi a ottobre, così magari ve lo tenete a mente, e nel cammin facendo abbiamo tutta una serie di autori di questo livello, quindi vale la pena venirle a vedere. Lo faccio prima, così non se ne parla più. In occasione del 35esimo abbiamo fatto una serie di stampe limitate, numerate e autenticate degli autori, a ricordo di questa cosa qua. Quindi ti diamo qua dal nostro presidente. Quindi è un onore per me dare questo e un libro che spero tu non abbia già. No. Ecco, Gli anni della dolce vita, che mi è sembrato, sì, no? Un attimino richiamare quello che poi sarà il nostro chiacchierato. Ho finito. Grazie. Lascio la parola a Daniele. Fabrizio. Fabrizio, scusa. Sono russo. E vabbè ragazzi, scusate. Bene anche Daniele, così si dimenticano. No, dai. Fabrizio, che niente, cominceremo a parlare del concreto. Ok, va bene. Salve. Allora, la mostra che andrete a vedere è una mostra molto particolare, perché all'interno di questa mostra ci sono tutta una serie di riflessioni che si possono fare al di là di chi è l'autrice, che è qui presente, Maria Luisa Lamanna, e si potrebbe parlare per molto tempo proprio di fotografie e del suo linguaggio. Però proprio perché la mostra parla di Maria Luisa Lamanna è giusto prima conoscere chi è Maria Luisa. Maria Luisa fa un percorso che inizia con la parola, e la parola diventa proprio il suo, diciamo, il suo perno in cui ruotano riflessioni, anamnesi, ricerca, e si spinge proprio verso l'animo umano nella sua profondità. La parola, diciamo, che poi la concretizza nella poesia, che diventa il suo amore principale, lo è tuttora, e ha fatto una serie di pubblicazioni, tra cui l'ultimo, Respiro incatenato. Maria Luisa in questo percorso ama proprio scrutare all'interno dell'animo umano i contrasti della vita, e questo l'ha portato a volte anche a toccare in profondità anche aspetti molto dolorosi, e proprio sono questi aspetti che alla fine l'hanno portata ad avere, a toccare la bellezza proprio dell'animo, la bellezza dell'animo interiore, e ad avere
alcune consapevolezze che oggi riesce a trovare nel mondo circostante, riesce a cogliere proprio l'incanto del mondo. Maria Luisa ha questa prerogativa di saper porsi davanti al mondo, ma saper ascoltare le persone, ama scrutare se stessa, ma ama anche e soprattutto vedere l'animo delle persone, l'animo del mondo. E questo è un avvicinamento un po' alla verità che lei è riuscita insomma a trovare, ma che non arriverà mai a una verità assoluta, perché è solo una verità apparente, perché è in continuo movimento. Maria Luisa riesce sempre a fare questa ricerca, questa anamnesi, e nel momento in cui sta arrivando, poi dopo succede qualcos'altro, qualche altro scrutare per le pieghe dell'animo che sono veramente infinite, soprattutto se poi parliamo di spiritualità, e quindi c'è un fermarsi, dare una sua, proporre una sua domanda, fermarsi un attimo a riflettere e poi riparte in altre pieghe del mondo. La fotografia in questo caso le è venuta d'aiuto, perché proprio la fotografia è un linguaggio che sta tra il reale e l'irreale. E questa sua prerogativa, questa sua anamnesi, questa sua ricerca, che tra l'altro la definirei come la ricerca impossibile da conclusione di se stessi, che racchiude proprio il fatto di non riuscire ad arrivare a una verità assoluta, e quindi c'è un continuo cercare e scrutare. Dicevo, con la fotografia ha trovato il mezzo ideale, perché appunto sta tra il reale e l'irreale e le permette di andare oltre. E lei riesce ad andare oltre. Questo è una cosa che mi ha affascinato molto appena l'ho conosciuta, perché rispetto ad altre persone, quando esco a fare fotografia, che bene o male c'è un'osservazione che è diventato un po' luogo comune della fotografia, cioè cogliere il bello delle cose, per quanto inaspettato, ma a livello proprio emozionale. Maria Luisa, che tra l'altro io non conoscevo in quel momento, mi ha sorpreso per come riusciva, nello sguardo riusciva a vedere in lei un cogliere ancora prima dello scatto, e lo scatto diventare proprio un foglio bianco dove poi scrivere il suo pensiero. Questa sensazione che ho avuto mi ha fatto proprio capire, perché poi stiamo parlando di un'autrice che è da un anno e mezzo, due, che fotografa. E questo, io vorrei sottolinearlo, mette proprio una sottolineatura sulla fotografia, che in primis è un pensiero, è prima ancora di tecnica, di riprendere il bello, l'estetica. La fotografia, soprattutto oggi, è un pensiero. Se non c'è dietro un pensiero, se non c'è una profondità nella fotografia, rimane una fotografia di superficie. L'inaspettato che voi vedrete nella mostra, perché c'è tutto un inaspettato nella mostra, lo troverete in qualsiasi ambito della fotografia. Nella mostra vedrete tutta una serie di categorie di immagini, che va dal ritratto alla macro, al paesaggio, e in tutte queste categorie Maria Luisa è riuscita ad andare oltre e a trovare il modo di sorprenderci con delle domande. Sono domande alla fin fine le sue, sono delle, voi non vedrete un portfolio, non vedrete non è un viaggio fatto in un paese, c'è una descrizione, non è tutto questo. Questa mostra è lei che si mette a nudo davanti a tutti noi e ci fa vedere qual è stato questo suo percorso proprio interiore, e lo fa vedere in queste immagini molto precise. Una mostra che comprende tanto nero. Ora, il nero per eccellenza può essere proprio per un po' il luogo comune, un luogo molto oscuro, un po' come si può dire,
non vorrei dire malvagio, ma comunque in cui non stiamo bene. E per Maria Luisa invece non lo è. Per Maria Luisa è un, lo potremmo definire un deserto in cui rifugiarsi, lontano dal caos del mondo, proprio staccandosi da spazio e tempo e trovandosi proprio a stretto contatto con se stessa in una ricerca costante di estrema profondità, per uscirne poi fuori con delle consapevolezze, con un toccare, quella bellezza che poi la riconosce anche fuori. Io ho preso in considerazione due o tre foto che secondo me descrivono molto bene proprio questo passaggio. La fotografia è un'interpretazione del reale e non dico niente di nuovo, cioè una cosa abbastanza scontata, ma anche qui Maria Luisa è andata oltre, perché è vero che fotografa e fa un'interpretazione del reale come tutti quelli che fotografano, ma lei attraverso proprio un'interpretazione del reale ci parla di un reale esistenziale, cioè attraverso ciò che ci circonda poi ci parla di quello che è proprio l'animo umano, la sua profondità, toccando anche a volte proprio anche quella parte che chiamiamo spirituale. La prima foto che vi voglio far vedere, io questa è una fotocopia, ovviamente non potevo farvi vedere l'originale, è questa. Accresciamo un po' l'attesa. Sì. E questa qua, da cui devo dire è partita poi questa mostra, che avrebbe dovuto forse avere il titolo di questa foto, che è In felici chiaroscuri. Questa foto è fondamentale perché in tutto questo nero, in questo luogo, diciamo che la maggior parte di noi si troverebbe abbastanza in difficoltà, chiusa, costretta. Per Maria Luisa non è così, questo qua è un luogo quasi di pace, di rifugio, non è il luogo che ti costringe o che ti mette una certa, se vogliamo, difficoltà, ma è lei, quello che ci vuole dire è che siamo noi a seconda di come siamo che ci poniamo poi di fronte al luogo in questo modo, in questo caso di fronte al nero. Per lei quei rovi che sono davanti a quella finestra possono essere, per altri possono essere una costrizione, una non via di fuga, per lei invece è un riparo dall'esterno. Il bello di questa foto è l'ombra della finestra su questo muro, che ci dice qual è la verità. Cioè la luce arriva dall'ombra, mi sembra che la luce sia molto più potente, più forte sulla parete in cui viene riflessa che non attraverso la finestra da dove arriva realmente. Questa è un'altra di quelle che veramente è anche qui. Questa è un'operazione che di solito i fotografi fanno, quello di guardare un riflesso e poi di girarlo a 180 gradi e far vedere quel riflesso, perché nel riflesso risiede un po' l'immaginazione, la fantasia, quello che si vede e non si vede, il nascosto, mentre il reale, diciamo, è lì, è quello, ok? Ma lei fa una, anche qui va oltre, fa un'operazione estremamente intelligente, provocatoria se vogliamo, e cioè sulle proporzioni. Lei ha rigirato questa foto creando una proporzione minima sulla parte, quella che dovrebbe invece essere la parte maggiore, che ci porta subito a sognare, perché ci dice che questa parte è quella che è piena di possibilità, e basta anche un minimo di questa parte per darci questa possibilità
di sognare, di immaginare, di vedere, rispetto alla parte reale che, per quanto possa essere grande, ma rimane limitata a quello che si vede. Poi c'è questa, che forse tra le tutte che vedrete è quella che potremmo definire la più astratta. E anche questa ha parecchie, ci sarebbero parecchie cose da dire, però quello che viene fuori è che questa verticalità, che ha un suo significato, è Maria Luisa, che ha questo contorno bianco, che sono i margini che ognuno di noi dovrebbe conoscere per poi avere la possibilità poi di superarli, questi margini. E quello che c'è dietro, l'orizzontalità, è tutto quello che fluisce e che passa, e che per lei ormai è già andato. Cioè, lei qua ci dice: questa sono io, quello che vedete intorno sono i miei margini, ma io sono nera, sono dentro, sono quella, sono quel nero, quella profondità. Questa è quella che parla di tutto questo percorso di Maria Luisa. L'ostrica, che voi sapete bene che l'ostrica, la perla viene, scusami. Grazie. Faccio, sì, faccio. Tanto adesso le vediamo. Infatti. Come sapete, l'ostrica si forma perché, la perla si forma perché, per difendersi, l'ostrica, tutto quello che gli entra all'interno lo copre, e a furia di coprire e coprire si crea appunto la perla, questa bellezza. In quest'ostrica si vedono tutte queste pieghe, questi strati, no? L'ostrica ha la parte dura, che è la parte, diciamo, che abbiamo noi esterna, e poi dentro invece c'è la parte morbida, fatta di strati. Quegli strati sono tutta quell'esperienza che ognuno di noi dovrebbe percorrere, fondamentale, per poter poi arrivare a riconoscere la bellezza. E questo racchiude perfettamente il percorso che fino qui ha fatto Maria Luisa. Do due definizioni, poi finisco. Maria Luisa, l'altro ieri, mi ha detto questa definizione sulla sua mostra. Vedrete il nero con urla di biancore. Questo la dice tutta su cos'è per lei il nero. Io finisco con una frase di Rudolf Steiner, filosofo, che racchiude molto bene tutto quello che abbiamo detto, che dice: l'artista non cerca il vero naturale, ma l'apparenza del vero. L'opera artistica completa è opera dello spirito, e quindi al di sopra della natura. Non posso aggiungere nulla a quello che ha detto Fabrizio, che era esaustivo e aveva tutti i contenuti che ci sono nelle fotografie. Mi è capitato un giorno proprio di pensare al bianco e al nero, e su quel pensiero ho scritto una poesia che leggo, che racchiude un po' il mio percorso. Un bianco, il nero, non sono mutabili, non hanno umiltà, pure qualche dubbio è proibito. Macchie di necessità, sopra ogni dettaglio, guardano nei panorami sordi e muti del Medioevo. Forse quel biancore che spaventa o il nero che avvicina. Non si tratta di questo. Il bianco, il nero, poco più di una prudenza. Poco più. Questo racchiude il mio percorso in bianco e nero. Credo che ora ringrazierò
Antonio che mi ha dato la possibilità di fare questa mostra, di mostrare il mio lavoro completo, i miei amici del circolo che sono Carlo Orsi, che ringrazio per ogni parola accudita, Fabrizio che ha curato questa mostra, dagli scatti alle parole, alle ansie, qualunque cosa, Giovanni, grazie Federica che ha seguito anche lei il mio percorso letterario e fotografico, alla famiglia, agli amici qua e soprattutto a qualche amico assente che però ho nel cuore. Grazie a tutti.